Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, eccoci qua. Allora ragazzi, oggi abbiamo da commentare, da dare le pagelle della partita di ieri, pagelle che arrivano un pochino più tardi, un po' più a caldo, anzi scusate, un po' più a freddo. Avete visto la telecronaca, la sintesi della telecronaca, quando le partite di Champions sono alle 9 diventa un pochino più ritardato nel mandare le cose, nel fare le cose. Però pagelle di Inter Stella Rossa 4-0, iniziamo con un breve commento sulla partita, partita che rappresentava comunque un match importante nonostante l'avversario fosse di caratura nettamente inferiore al Manchester City della prima giornata. L'Inter manifesta all'inizio, al di là del gol di Chala, un po' di insicurezze a livello difensivo, anche se non subisce praticamente niente, ma si vede nei movimenti, in qualche palleggio che non viene naturale come l'anno scorso, quindi un pochino in affanno da quel punto di vista, non c'è la sicurezza dell'anno scorso che avevamo l'anno scorso e va ritrovata. Però la partita contro la Stella Rossa è comandata dall'inizio alla fine, dopo 10 minuti segna Chala un bellissimo gol su calcio di punizione, dopodiché ci mangiamo 3-4 occasioni, due con Mkhitaryan, una anche nel secondo tempo con Mkhitaryan. Arriviamo lì davanti spesso e poi alla fine non facciamo gol. Nel secondo tempo, invece, dopo il gol del 2-0 di Arnautovic, si va in discesa, arriva Lautaro e anche il gol meritatissimo di Meditaremi. Partita importante perché è una vittoria importante: si va a 4 punti, si dà continuità al pareggio fuori casa con il City. Siamo alla seconda giornata, abbiamo 4 punti, già avendo scavallato con un buon risultato la trasferta più difficile di quella che è quella di Manchester. Adesso ci sarà il Torino in campionato, poi la Roma in campionato, ma in Champions League andremo in Svizzera a giocare con lo Young Boys che ieri ha preso 5 papine dal Barcellona. Sarà una grandissima, grandissima occasione per arrivare alla terza partita con 5 partite ancora da giocare, già con 7 punti. È un'occasione che va assolutamente sfruttata. Andiamo con le pagelle, ragazzi. Sommer, allora direi che Sommer è stato inoperoso, non ha dovuto fare neanche una parata. Coi piedi, ha fatto un intervento coi piedi che secondo me vale il voto. Gli do 6 e mezzo perché a un certo punto nel primo tempo sull'1-0 Pavard dà una palla all'indietro da metà campo a Sommer, alta a campanile con Sommer fuori dall'area di rigore che stava gestendo il gioco. La palla gli arriva addosso, alta con due uomini della Stella Rossa in pressing senza giocatori dell'Inter vicino. Sommer deve guardare la palla sapendo che ne ha due che stanno arrivando, dietro non ha nessuno, lui è l'ultimo e non può prendere ovviamente la palla con le mani perché è fuori dall'area di rigore. La palla gli cade, lui riesce a stopparla, riesce in qualche modo a saltare due uomini e dare la palla col sinistro, destro, sinistro a un compagno, adesso non mi ricordo se era ancora Pavard o qualcun altro, e quindi rimedia una situazione difficilissima in cui Pavard l'aveva messo. Quindi per quell'episodio lì, che era un episodio difficilissimo da gestire, fuori dai pali, coi piedi, con la palla altissima, 6 e mezzo Sommer. Andiamo invece con la difesa. Pavard, segni di progresso, al di là di questo retropassaggio suicida, ancora qualche errore di distrazione da parte di Pavard, però una buona partita, anche un paio di buone chiusure, si è visto spesso nella metà campo della Stella Rossa. Se tolgo quell'errore lì, che è una cosa che per fortuna Sommer ha rimediato, che non si può vedere, per il resto ha giocato una buona partita, 6 e mezzo. De Vrij, 6 e mezzo pure lui, sicurezza, tranquillità. Mi è piaciuto molto, anche in impostazione, per l'occasione è stato capitano, quindi molto bene. Bastoni, anche lui mi allineo sul discorso di De Vrij e Pavard, 6 e mezzo, buona prova, senza sbavature, anche forse qualche passaggio in costruzione era molto stanco alla fine, infatti è stato sostituito. Denzel Dumfries, vado più o meno sulla cifra degli altri, 6 e mezzo anche Dumfries. Bene sulla fascia, chiude bene quello che c'è da chiudere, lotta, combatte, prova ad offendere, tra il 6 e il 6 più, 6 e mezzo. Zielinski, ho visto che qualche giornale gli ha dato la pagella bassa. A me Zielinski è piaciuto, si sta integrando bene nel gruppo, sta capendo benissimo i movimenti di Simone Inzaghi. Anche a livello di personalità, dopo Manchester dà un altro segnale perché Manchester aveva giocato una grande partita, anche oggi gioca un'ottima partita. Non capisco le bocciature per Zielinski, per me anche lui sul 6 e mezzo viaggia tranquillamente.
Allora, ragazzi, siamo a metà video. Prima di andare avanti con le pagelle, quindi la prossima pagella è quella del nostro regista, è quello di Ciala. Prima di andare con la pagella di Ciala, voglio dare la linea a un mio grande amico, grandissimo nero azzurro anche lui, perché su questo canale ci sono solo nero azzurri. Quindi do la linea a Filippo Acquarinti, perché lui con IM Trader vi può spiegare come si può guadagnare col calcio con il trading sportivo. Quindi vi lascio all'attenzione di Filippo Acquarinti, torniamo fra un minuto con le pagelle di Cialanoglu e di tutti gli altri. Ciao ragazzi, ciao Filippo, vai tu. Grazie Fido della linea, grazie a voi per essere ancora qui, fratelli interisti. Sono Filippo Acquarinti, sempre trader sportivo. Oggi vi voglio parlare di un altro pezzettino nuovo per quanto riguarda il trading sportivo, cioè il trading pre-match. Cosa vuol dire? Far profitto ancora prima che il match sia iniziato. Com'è possibile? Con il trading è possibile. Perché? Perché si specula sulla quota. Ieri cosa è successo? C'era l'Inter a quota 1,21 in punta e 1,22 in banca, cioè 1,21 si poteva scommettere a favore e 1,22 si poteva scommettere contro. Quando sono uscite le formazioni e sono stati confermati tutti i cambi di formazione di Inzaghi, la quota si è impennata leggermente, da 1,21 è passata a 1,24. Quel margine lì è stato il mio profitto, come vedete qua sopra, ben 54 euro. Questo è il trading sportivo, se volete approfondire sotto trovate sempre i miei link nel video di Filo. Grazie Filo e a te la linea. Forza Inter! Perfetto Filo, grazie mille, illuminante come al solito, sempre Forza Inter, mi raccomando ragazzi seguitelo sui suoi canali social, quindi qua sotto avete tutti i link in descrizione, andate a seguirlo se volete guadagnare con il calcio e con il trading sportivo, è una passione, è bello e si guadagna anche, seguite quello che vi dice Filippo Acquarinti e il suo IM Trader. Allora ragazzi andiamo avanti, Cialanoglu 7, Cialanoglu sta tornando in forma da Ciala, quindi giocatore decisivo, fa girare il pallone, va a contrastare, recupera palloni, costruisce, sventaglia, insomma le cose che fa Cialanoglu le sta facendo sempre meglio, e poi la prestazione impreziosita da un gol fantastico su calcio di punizione dalla destra verso la sinistra con il destro incrociato, non è facile, è aiutato, bisogna essere sinceri, anche da una deviazione secondo me abbastanza importante della difesa, della barriera della Stella Rossa, però la calcio di punizione è fantastico, palla sul palo sotto l'incrocio e poi in gol, quindi 7 per quanto riguarda Ciala. Andiamo su Mkhitaryan. Mkhitaryan ha alzato il livello, almeno con la Stella Rossa lo ha fatto, è vero, voi mi direte sì però ha sbagliato 3 gol davanti alla porta, verissimo, però intanto davanti alla porta c'è stato, non è il suo ruolo, nel senso che lui gli inserimenti li ha, però 3 volte vuol dire che si è inserito tanto. Il primo è un tocco sotto, secondo me, giusto, che il portiere è bravo a parare in uscita sfiorandolo col fianco, sfiorando il pallone col fianco e la butta fuori, però mi pare che lì Mkhitaryan non abbia sbagliato niente. Sul secondo gol va in una spaccata con la palla alta al limite dell'area piccola, la tira alta sopra la traversa, anche lì secondo me non è facile segnare, e il terzo su quel cross di Dumfries molto veloce sul secondo palo, lui si butta in spaccata, la palla la colpisce anche molto bene, esce di tanto così la destra del portiere Glazer, quindi secondo me anche lì è stato bravo e sfortunato, quindi oltre al fatto di costruire bene il gioco, di portare sempre la palla sulla tre quarti della Stella Rossa, trovare le imbeccate per gli attaccanti, perché l'ha fatto per Arnautovic, l'ha fatto per Taremi, quindi secondo me ottima prova di Mkhitaryan, 6 al 7. Carlos Augusto per me è un 5 e mezzo, non per altro, non per la prestazione, era arrabbiato anche lui a fine partita perché quel gol lì davanti alla porta tutto solo, sei, ricevi la palla dentro l'area sulla sinistra smarcatissimo, non hai avversari da nessuna parte, il primo è a 10 metri, hai solo il portiere davanti a 3 metri, stoppi la palla, lo guardi, puoi decidere cosa fare, tirare a destra, tirare a sinistra, puoi fare quello che vuoi e ti avvicini, gliela tiri in bocca, insomma, secondo me quello vale mezzo punto in meno e una bocciatura per il gol sbagliato, si è arrabbiato tantissimo anche lui, contento per la squadra, dice però quel gol io non lo posso sbagliare e ha ragione, 5 e mezzo a Carlos Augusto. Andiamo sull'attacco che è promosso tutto, Thuram è rimasto a riposo, Simone Inzaghi ha deciso di farlo rifiatare, ha fatto bene, ha fatto girare gli altri 3 attaccanti, quindi Lautaro, Arnautovic e Taremi, e devo dire che tutti e 3 hanno risposto alla grande, hanno segnato tutti e 3,
Partiamo con Arnautovic, primo tempo dove qualcosina da registrare c'era, qualche leziosismo di troppo, poca incisività, nel secondo faceva salire poco la squadra, era sempre in ritardo sulle palle verticali. Nel secondo tempo molto meglio, nel secondo tempo entra nel vivo del gioco, si fa vedere, fa salire la squadra e poi fa gol. E quello per un attaccante è sempre importantissimo. È vero che è un gentile omaggio di Taremi, però lì ci devi essere e devi fare gol. Quindi 6,5 da Arnautovic. Per la prestazione del secondo tempo e per il gol molto importante che chiude la partita, il gol del 2-0. Andiamo su Mehdi Taremi, che è partito titolare insieme a Arnautovic. Primo tempo da 6, secondo tempo da 8. È ovunque, va a rubare palla per due gol dell'Inter e fa due assist. Una la fa ad Arnautovic, l'altra la fa a Lautaro. Tra l'altro, la seconda palla rubata è pazzesca perché va pure per terra dopo aver subito un fallo. Si rialza, tiene palla, vede Lautaro, la lucidità, dargli la palla sulla corsa. Poi Lautaro fa gol. E poi Lautaro, bravissimo a dare il giusto premio a Taremi con il calcio di rigore, poi trasformato dall'iraniano. Quindi molto, molto bene. Taremi 7,5. E poi 7 a Lautaro che entra, fa gol sul passaggio di Taremi, il terzo consecutivo dopo i due di Udine, è il primo gol di quest'anno per lui in Champions League e poi un gesto bellissimo da capitano vero, il calcio di rigore del 4-0 lo lascia per sua volontà espressa a Mehdi Taremi che segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter, con la maglia ufficiale nerazzurra. E il primo in Champions League quest'anno per lui, primo in assoluto, ed è un premio giustissimo per la prestazione enorme che ha fatto Mehdi Taremi, secondo me, migliore in campo con 7,5, Lautaro invece 7. Andiamo con i subentrati, Acerbi SV, secondo me, Frattesi 6, Lautaro l'ho detto, Aslani e Bissek. 6 ad Aslani, entra, gestisce un po' di palloni senza infamia e senza lode. E Bissek, direi più o meno lo stesso discorso degli altri. Anche lui un SV, entra al 74esimo, però insomma la partita è già chiusa, c'è poco da dire. Quindi queste sono le pagelle, ragazzi. Ottima Inter, bisogna dare continuità. Sono due vittorie di fila contro l'Udinese in trasferta e contro la Stella Rossa San Siro. Adesso si torna a San Siro fra 3 giorni, sabato contro il Torino alle 20:45. Mi aspetto di vedere altri passi avanti. Ciao ragazzi, ricordatevi di cliccare tutto quello che volete, ma soprattutto iscrivetevi al canale, commentate qua sotto e ci vediamo più tardi con il prossimo video. Sempre forza Inter, ciao ragazzi. Ciao a tutti.